Amiche ed amici di Rete 8, un cordiale buon pomeriggio e soprattutto buon mercoledì 4 gennaio e benvenuti, bentornati a Di Pomeriggio, la rubrica che vi tiene compagnia per circa un'ora dalle 17.30 in poi in questo nuovo anno e buon 2023 anche alla nostra Valentina Sacco. Ciao Valentina. Grazie Lorenzo, grazie e auguri buon anno anche a te, a tutto il pubblico che ci segue. Abbiamo già ripreso con le nostre puntate da qualche giorno, quindi l'anno è già ripartito. Com'è stato quello che si è chiuso? Direi interessante, no? Interessante, sì, devo dire di sì, quindi speriamo che il prossimo sia... Non leggermente voglio dire meglio, guarda, sì. Ma nemmeno, guarda. Però sulla falsa riga di quello passato. Esatto, accontentiamoci delle cose belle che ci ha dato il 2022 e insomma auguriamoci veramente tanto amore e tante soddisfazioni per questo 2023. Noi siamo pronti, siamo carichi e quindi possiamo partire, dai. Benissimo, e allora la puntata del mercoledì si apre con gli incontri col direttore della nostra Barbara Passerini. Allora andiamo a seguire questo incontro e poi torniamo in diretta qui dalla Domus di Teramo. Prego regia. Pomeriggio e bentornati ai nostri incontri con il direttore. E oggi siamo in una sede particolare perché siamo al Cursal di Giulianova a fare l'incontro con il direttore di questa sera, che è Tatiana Vratonic, direttore del Conservatorio Braga di Teramo. Buonasera direttore. Buonasera. E sono molto contenta di averla qui perché questo direttore ha veramente tante cose che bollono in pentola, quindi io vorrei subito iniziare a parlare delle tante attività del Conservatorio Braga, che è un'istituzione notissima non solo a Teramo ma in tutto l'Abruzzo e anche fuori, possiamo dirlo. Esatto. Ci troviamo nella sede distaccata del Conservatorio qui a Giulianova, al Cursal. Esatto. Sono tanti anni che Conservatorio Braga ha questa sede staccata e quest'anno mi fa particolarmente piacere trovarmi qui oggi, perché oggi facciamo un evento per farci anche gli auguri di Natale, si può dire così. Aspettando il Natale. Aspettando il Natale, proprio un'occasione giusta. E per accogliere, diciamo, tra noi anche una nuova docente di canto lirico, che è la professoressa Formichella, che stasera presenterà i suoi allievi. Abbiamo anche un coro delle voci bianche, quindi spero che possiamo far passare, diciamo, una piacevole serata al pubblico. Dico che ci tengo particolarmente a Giulianova, questo ripeto è una sede che esiste da 20 anni circa, e facciamo di tutto per investire il più possibile in questa sede, perché quando parliamo delle sedi staccate è sempre complessa la gestione. Certo. Per questione di lontananza, per tutta una serie di problemi e le situazioni, quindi mi auguro di poter io e i miei collaboratori fare di tutto per renderla sempre più viva e più efficiente. Sì, anche perché questa sede, tra l'altro, ricordiamo che il Cursal è proprio nel cuore di Giulianova Lido, esatto. Perché sul lungomare monumentale, esatto. Quindi in un luogo veramente piacevolissimo. Ecco, questa sera magari piove un po', siamo in inverno, eccetera, ma io penso che veramente appena scoppia la primavera qui è un luogo... posto strategico. Noi, la nostra sede non comprende la sala del Cursal, noi abbiamo tutta la parte, dietro il palazzo dove facciamo l'attività didattica,
e Giulianova Patrimonio comunque ci offre questa meravigliosa sala tutte le volte quando ce n'è bisogno, però comunque ecco, la sede sicuramente si presta. Certo. Allora noi abbiamo notato proprio un incremento insomma visibile delle attività del Braga, che quest'anno ha un'offerta ampia e differenziata. Sì, io dico sempre, questo ci tengo molto, che il Braga è gestito da un team, cominciando dal ex direttore, oggi vice direttore Federico Paci, e tutto il personale, tutti i coadiutori, i docenti, i studenti, siamo davvero un team e tutti quanti cerchiamo di andare nella stessa direzione e proprio di cuore stiamo facendo di tutto per far funzionare questa istituzione che si può dire neonata in un certo qual modo in quanto istituzione statale, perché il Braga Istituto Pareggiato è forse una delle più antiche istituzioni d'Italia che ha funzionato benissimo, ma a un certo punto c'è stato un periodo di grosse difficoltà e proprio lì è avvenuta la statizzazione e da quel momento, parliamo di 6 anni, ha avuto una grande rivalutazione, una grande restaurazione, possiamo dire una rinascita. Quindi mi posso prendere relativamente il merito. No, grazie. Siamo anche alla sua direzione tutti, sicuramente, che noi vediamo sempre molto attiva. Ecco. Abbiamo fatto molto negli ultimi anni, sia per quanto riguarda l'offerta formativa, per quanto riguarda gli eventi, per quanto riguarda eventi culturali, perché probabilmente la nuova sede che ci ospita al centro di Teramo si presta una vetrina in un certo qual modo della città, vetrina culturale, e noi facciamo di tutto per diventare anche un piccolo salotto culturale della città di Teramo. E quindi a parte la musica cerchiamo di avvicinare e comunque collaborare con tutti i contesti culturali della città, che può essere la presentazione del libro, abbiamo spesso le presentazioni dei libri, Teatro Val Braga, esatto, ecco, questo è un altro progetto. Diciamo il progetto di teatro amatoriale che, dove collaboriamo, come dice Roberto Di Donato, che sarebbe ideatore diciamo di questa manifestazione, facciamo sì che la musica in qualche maniera diventa protagonista, perché si collabora, ogni spettacolo teatrale collabora con i nostri studenti, quindi c'è anche una parte musicale e quindi molto attiva, molto importante. Quindi tutto quello che riguarda relativo alla cultura cerchiamo comunque ad aprirci un po' a tutto. Anche perché ricordiamo appunto, come ha detto lei, che il Braga da qualche anno ha questa sede veramente in un punto strategico della città, perché è all'inizio del corso principale e per cui passeggiando per il corso si sentono i ragazzi e gli studenti cantare, suonare, è veramente un sottofondo culturale, musicale meraviglioso alla città. Esatto, ringraziamo sempre molto l'INPS per questa ospitalità e diciamo che stiamo godendo questa sede aspettando la sede storica in Piazza Verdi, di cui i lavori dovrebbero cominciare a breve. Naturalmente abbiamo ancora diversi anni da aspettare. Noi diciamo che sento anche il parere di vari teramani che invece si augurano che il Braga resti lì dove. Ha ragione, proprio con il nostro caro sindaco ho avuto una piacevole chiacchierata. Gianguido D'Alberto, il sindaco di Teramo. Con Gianguido sabato scorso, dove gli ho proprio espresso questa cosa. E perché non l'avrei forse detto, anche perché ci teniamo molto a questa sede storica e sicuramente ci tengono tutti i teramani, perché è una sede potrebbe meravigliosa. Potrebbe anche essere... Ecco, però non le nascondo che quello che mi sta dicendo accade tutti i giorni. Io ho detto anche al sindaco questa cosa,
abbiamo piacere di vedere tutti i giorni la gente che si ferma, fa le foto, entrano addirittura dentro, ci salutano e tutti con questo desiderio di far rimanere il conservatorio in città. Sì, perché anche se anche la vecchia sede chiaramente è nel cuore della città perché è in Piazza Verdi, ma effettivamente c'è un'integrazione tra quello che è la quotidianità e questa istituzione. Esatto, c'è qualche cosa di molto affascinante evidentemente che emana questo edificio e tutto quello che accade dentro, con queste probabilmente vetrate, facciamo apposta in modo che si possa vedere quello che accade dentro. Anche il suo ufficio è a vista. Anche il mio ufficio addirittura, c'è questo, come dire, amo dire, leggera fragranza mitteleuropea che sicuramente affascina, e poi la musica che si sente, e questo è impagabile assolutamente. E, io vorrei andare avanti adesso anche così cercando di capire quali sono i prossimi appuntamenti che il Braga offre, insomma propone. Abbiamo appena cominciato la sesta edizione al Braga per il sociale. Questo è probabilmente il progetto a cui il conservatorio, non posso dire tiene di più, ma sicuramente tiene molto. Tiene molto. Tiene Ricordiamo, molto. Che cos'è Braga per il sociale? Braga per il sociale è tutta una serie di attività che è cominciato in ospedale, con i concerti in ospedale, nei vari reparti, dall'oncologia alla psichiatria, all'hospice, e la pediatria gestita dalla nostra consulta degli studenti. Poi siamo andati al carcere e quindi lì si fa l'attività durante i 6 mesi dell'anno, per poi partecipare a questo evento finale che presentiamo come la chiusura del progetto Braga per il sociale, dove varie volte si sono esibiti i detenuti accompagnati dall'orchestra del conservatorio, per esempio. Un settore particolarmente importante è quello delle case famiglia, dove l'attività sempre si svolge nelle sedi loro durante tutto l'anno, e poi a un certo punto le prove ultimo mese si svolgono proprio al conservatorio con i nostri studenti che fanno da tutor ai ragazzi delle case famiglia. E abbiamo detto, non si sa mai, probabilmente qualcuno si possa appassionare, probabilmente a qualcuno possiamo essere particolarmente utili, ed è successo. E oggi abbiamo per esempio una studentessa, frutto di questo progetto, cui abbiamo donato la borsa di studio e che si è iscritta al Braga quest'anno. Un successo. Quindi credo, che ripaga tutto. Penso che ripaga tutto, esatto. Quindi è sufficiente una cosa di questo genere per ripagare di tutto l'impegno e tutto quello che si sta facendo per questo progetto. E credo che il conservatorio, una delle missioni che è stata anche istituzionalizzata, il nostro progetto è l'unico istituzionalizzato, diciamo, in questo genere. Si tende adesso ad andare verso il sociale il più possibile, e anche il conservatorio, che altrimenti rischia di richiudersi, diciamo, su cucuzzolo della montagna, sull'Olimpo, certo, e non scendere sul territorio, sia per quanto riguarda il sociale e sia per quanto riguarda proprio il contatto con il territorio, perché adesso un attimo cambio l'argomento e ci tengo molto a dire questa cosa. Contatto con il territorio è anche il contatto, per esempio, con le scuole medie indirizzo musicale e liceo musicale, perché non dimentichiamo che per legge negli ultimi anni i conservatori, che sono università oggi, non possono gestire le fasce della formazione di base, e perché ci sono scuole medie indirizzo musicale e quindi liceo musicale. Però per far funzionare questo sistema, che ancora non è perfettamente regolamentato in Italia, in tutti gli altri paesi sì, in Italia no, perché Italia prima aveva peculiarità del conservatorio decennale che comprendeva tutta la formazione musicale. Adesso si è spacchettata questa formazione, in un certo qual modo mi passi il termine, quindi non è ancora sistematica questa collaborazione.
quindi dobbiamo farlo in un certo qual modo tra noi. E il Braga collabora con tutte le scuole di indirizzo musicale. Un grande lavoro, quindi esatto, di coordinamento. In provincia di Teramo, tutti quelli che hanno piacere collaborare con noi, ma sono praticamente tutti, tanti, e liceo musicale, perché questi sono poi i nostri futuri studenti. Quindi lì facciamo tante attività, abbiamo addirittura investito per quanto riguarda le cattedre, anche qui a Giulianova, le cattedre che queste scuole indirizzo musicale magari non ne hanno, perché ogni pianta organica delle scuole medie indirizzo musicale hanno 4 strumenti, noi abbiamo cercato di completare. Ecco, mi sono dilungata un attimo perché è una cosa particolarmente importante. A cui tiene particolarmente. Ci tengo particolarmente. Un'ultima domanda, Tatiana Vratonic, ecco, cosa si augura lei per il prossimo anno, per il futuro, per il Conservatorio Braga? Un desiderio, ecco, come scrivesse la letterina a Babbo Natale. Diciamo, quello che potrei desiderare è che i nostri studenti si sentano bene con noi, che si sentano accolti, che ci sia, diciamo, una considerazione giusta per quanto riguarda lo studio in conservatorio, che c'è la responsabilità, tutto quello che abbiamo già, però non guasta, diciamo, auspicarci sempre un miglioramento in questo senso. Bene, allora la ringrazio per la disponibilità, per essere stati con noi e con il nostro pubblico di pomeriggio. E un caro saluto. Buon concerto. Grazie. A questo punto. E a presto. A presto. Buon pomeriggio. Bell'incontro da parte di Barbara Passerini, vero Valentina? Assolutamente sì, poi vedere una donna che riesce con tanta forza, tante capacità anche a portare avanti questo tipo di progetti, è sempre un grande orgoglio, devo dire, quindi molto molto interessante. Sì. E allora, grazie a Barbara Passerini, al suo incontro con il direttore, ed ora un approfondimento che riguarda proprio la nostra Valentina Sacco, che si è recata ad Isola del Gran Sasso. Vediamo il servizio e poi ne parliamo in diretta con lei qui dalla Domus di Teramo. Poi stringendoti nel sonno aspetterò che faccia giorno per spiegarti che ogni uomo è il proprio sogno. E c'è chi come me si e si emoziona per la semplice parola sussurrata anche oggi come allora. E c'è chi come me con la barba un po' sbiadita e una ruga mai tradita ti racconta che la vita è La Sala Museo Stauros del Santuario di San Gabriele dell'Addolorata ha ospitato la presentazione evento dell'album Scanzonati di Stefano Marchese, presente in sala, e Andrea Peirolo. Un percorso musicale in cui la poesia della canzone italiana si ibrida con le armonie jazz contemporanee e non solo, uscendo fuori da una rigida categorizzazione della musica in stili e generi e dando vita ad un incontro armonioso ed elegante che dà voce alla necessità di raccontare la multiculturalità mediterranea e la libertà dell'improvvisazione, in 10 brani originali in lingua italiana, sinceri e autentici. Tante volte ad occhi aperti per provare ad esplorare nuovi mondi. Con le scarpe sempre sporche di errori e di rimpianti e le ferite mai guarite e doloranti. Ma se Dio dal suo bel trono di colore. Siamo con Bruno Tatulli dell'Associazione Culturale Sinfonica Eventi, che ha ospitato questo evento meraviglioso, che non è stato solo la presentazione di un disco, bensì una chiacchierata intima con un autore meraviglioso che ci avete fatto scoprire. Come l'ha scoperto? Io l'ho scoperto per caso, dovevo fare una pubblicazione sulle contaminazioni sonore. Praticamente l'ibridazione tra la musica popolare abruzzese e il jazz, e su internet, facendo delle ricerche, è venuto fuori il suo nome. L'ho ascoltato, sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla sua arte,
L'ho contattato e c'è stato subito feeling, praticamente ci siamo sentiti più volte, mi ha aiutato con le sue canzoni, con la sua storia, finché mi ha detto pochi giorni fa che sarebbe tornato in vacanza qui, e ho creato un evento, grazie anche al comune di Isola Gran Sasso, ho creato questo evento per ospitarlo. Come dicevi, non mi interessava avere un concerto, ma farlo conoscere, far conoscere l'artista e attraverso le sue canzoni, attraverso la sua poesia, e devo dire che di emozione ce ne ha trasmesso veramente tanta. Lui ha radici qui a Isola del Gran Sasso, un piccolo paesino, si chiama San Pietro, e dunque la sua infanzia l'ha passata qui, molto legato al territorio, molto legato soprattutto alla nonna a cui ha scritto questa canzone, che è veramente toccante, veramente bella, e è riuscito a mettere a nudo e soprattutto a trasmettere quella sensibilità che un solo artista, un solo grande vero artista, e la musica riesce a trasmettere tanto, però la parola riesce a darti l'emozione, l'emozione profonda. Chi non è artista non riesce a farlo, e lui, posso dire che è un artista a 360 gradi, musicalmente e come paroliere assolutamente. È riuscito a trasmettere, è importante trasmettere l'emozione. Io dico sempre ai miei allievi, quando non riuscite a concentrarvi, quando non riuscite ad impersonare il personaggio proprio, non riuscite ad entrare nell'animo del compositore, non trasmettete nulla. Voi dovete trasmettere emozioni, dovete conoscere l'autore, dovete conoscere la storia dell'autore, e poi dovete esprimere quello che l'autore vi chiede di fare. Così riuscite a dare emozioni. Lui ci riesce benissimo. Avete altri eventi in programma? Ne stiamo progettando altri di eventi, ma per adesso siamo cauti perché sono nomi anche grossi, dunque dobbiamo prima assicurarci che sia tutto ok con tutti i permessi e poi ve li comunicheremo. Vi ringrazio. Allora, siamo con il sindaco di Isola del Gran Sasso, abbiamo assistito a un evento presentazione che è stato anche un mettersi a nudo di un artista meraviglioso di questa terra. Assolutamente sì, infatti io sono molto orgoglioso di averlo ospitato, ringrazio il maestro Bruno Tatulli di aver organizzato la cosa, come territorio è stato un evento meraviglioso, è originario del posto, ha un valore eccezionale, lo abbiamo visto, è davvero un artista con la maiuscola, ci ha arricchito tanto in un'ora e mezzo che siamo stati insieme, è stata una riunione di famiglia ma con un personaggio eccellente. E questo anche per il territorio è un arricchimento culturale notevole ed è quello che ci piace fare, ci piace divulgare e sviluppare anche nel futuro, in eventi futuri. Assolutamente, poi abbiamo visto una nutrita partecipazione oggi. Sì, c'è stata, sì, questo anche perché ecco, c'è il fatto delle origini che sono del comune, di una frazione del comune, due frazioni del comune per essere precisi, ma questo fa capire che c'è un interesse in questi tipi di eventi. Questo mi rende ancora più orgoglioso di questa organizzazione e di questo evento. Si innamora e si emoziona per la semplice parola sussurrata anche oggi come allora. E c'è e una ruga mai tradita ti racconta che la vita è infinita, e c'è chi come me. Presente in sala Stefano Marchese, che ha raccontato le sue esperienze artistiche e si è lasciato andare al racconto di alcune esperienze personali che hanno commosso e divertito i presenti. Ma innanzitutto ringrazio la Giunta Comunale, vi ringrazio, ringrazio Bruno Tatulli per questo invito, per questo evento. Non posso chiudere il mio cuore a questo posto, che è un posto speciale per me, è il posto della mia infanzia, la mia famiglia, metà della mia famiglia è di qua, di Isola del Gran Sasso, quindi è il posto dove davvero ho lasciato il mio cuore prima di partire per gli Stati Uniti. Quando penso al mio happy place, come dicono gli Stati Uniti, il mio posto felice, non posso non pensare alla montagna che è dietro di noi, no? Devo dire che si vede che hai lasciato qui il tuo cuore, perché comunque nonostante la distanza, nonostante la tua carriera meravigliosa, sembra quasi che ascoltando i tuoi brani la tua memoria torni sempre qui. È un po' un messaggio d'amore, come sembra che tu voglia lanciare alla tua terra e alla canzone italiana.
È vero, se questo è quello che hai percepito vuol dire che la mia missione è compiuta, in realtà è così, sai, quando si va all'estero la cosa che si sente forte è il bisogno di trovare le proprie radici, di trovare una propria identità, e quella identità poi ti tiene con i piedi per terra e ti ricorda sempre chi sei, è la tua carta d'identità se vogliamo, ma è molto di più, è la tua identità, e quindi ecco, attraverso le mie canzoni è quello che cerco di fare, no? Radici appunto che la distanza non ha estirpato nonostante tanto tempo passato a Boston. Ci vuoi raccontare un po' il tuo percorso dall'Abruzzo a Berkeley? Sì, io sono partito dall'Abruzzo in realtà giovane, avevo 19 anni subito dopo il liceo e sono andato a studiare a Roma, dove ho conseguito una laurea a Roma 3 in discipline delle arti della musica e dello spettacolo, poi vinsi una borsa di studio a Umbria Jazz nel 2008 e dal 2010 per un semestre in realtà, un semestre lunghissimo, lungo quasi 13 anni, sono a Boston, vivo a Boston, Berkeley mi ha dato tantissimo, oltre ovviamente ad essermi laureato lì, ma poi mi ha riaccolto come docente, questo mi ha riempito davvero il cuore di gioia, oltre che ad essere un grandissimo onore per me insegnare lì, insegno canto, e, oltre ad altre classi, ad altre discipline, però insomma cerco di proseguire la mia carriera nel migliore dei modi, sempre insomma ricordandomi che le mie radici sono sempre preziose, come tu hai detto prima, e me le porto nel cuore, dai. Si vede, quindi ti ringraziamo per questo contributo che hai fatto, per la divulgazione anche a cui tieni tanto, anche in America. Noi sappiamo che tu sei anche un organizzatore di eventi, ti occupi della direzione artistica di diversi festival che portano quindi lì anche artisti italiani, tra cui nomi importantissimi. Sì, in realtà ho avuto l'opportunità, la fortuna di dirigere dei festival importanti come hai detto te, questi sono Sounds of Italy, adesso da qualche anno dirigo Jazz in the Park, che è un festival per il comune di Boston piuttosto importante, e quello che cerco di fare è semplicemente usare il palcoscenico per raccontare le storie di non soltanto della cultura italiana ma di tutte le culture, e cercare di sensibilizzare un po' le persone al rispetto della cultura, ad apprezzare la diversità e insomma cercare di sviluppare un senso di inclusione che ci possa arricchire. Ecco, questo è quello che ho cercato di fare prima con Sounds of Italy, dove abbiamo avuto, come hai detto te, dei grandissimi ospiti, hanno partecipato a Chiara Civello, Max Gazzè, artisti che in realtà poi si sono formati a Boston come Cettina Donato, il mio disco è stato parte di questo anche. E poi ovviamente con Jazz in the Park ho avuto l'opportunità di espandere il discorso a culture diverse dalla cultura italiana, quindi negli ultimi anni abbiamo usato il jazz come forma di inclusione che vada insomma oltre i confini della musica ma arrivi davvero a tutti, e usi appunto la musica per raccontare storie, un po' come cerco di fare io con il mio disco, nel mio piccolo, ma ecco, questo è il concetto, è un po' la mia missione, cercare di ricordare alle persone che il mondo è bello perché è vario, e l'espressione di questa varietà, di questa bellezza è appunto la musica. Parliamo un attimo di questo disco che è uscito da pochissimo, Scanzonati, che è meraviglioso ed è veramente pieno di gioia, si parla di contaminazioni musicali perché mette insieme tanti stili, quindi dalla musica italiana al jazz, non solo, collaborazioni importanti di diversi artisti, quindi c'è Andrea Peirolo, ma non solo. Andrea Peirolo è stato il coproduttore di questo disco, quindi è il mio partner in questo progetto. In realtà Scanzonati, come hai detto bene te, è un progetto che include 15 musicisti da 9 paesi diversi del mondo, dal Brasile alla Finlandia, passando appunto per l'Italia, ma il concetto era quello di, l'idea è quello di raccontare attraverso la musica il Mediterraneo, i suoni del Mediterraneo. Diciamo che i tre pilastri fondamentali sono la canzone italiana, quindi la lingua italiana, i suoni del Mediterraneo anche rappresentati attraverso la strumentazione, e poi l'improvvisazione come elemento di libertà.
libertà espressiva attraverso il quale appunto i nostri solisti nell'album, Lihi Aruvi, Joe Albanese, Soydemir Yagmur, hanno avuto modo di esprimersi, Nick Grondin, quindi sono tanti, tanti gli artisti che hanno partecipato, che hanno appunto arricchito un progetto che va appunto ben oltre la canzone italiana, ma diventa appunto un contenitore, un punto di incontro di culture diverse. Sì, un album, a me piace definirlo, anche Andrea è d'accordo con me in questo, un album autobiografico, nel senso che abbiamo raccontato storie personali, come appunto Neve d'Aprile, quelli come me, ma anche momenti importanti della nostra cultura, della nostra giornata da italiani, come appunto il caffè, ma abbiamo anche colto l'occasione per parlare di temi ugualmente importanti ma molto più profondi, come per esempio il tema della guerra. Attraverso Dammi la libertà abbiamo raccontato la storia di due sorelle che dall'Afghanistan devono fuggire, una riesce a fuggire, l'altra no, e appunto abbiamo usato la musica come modo per esprimere e raccontare tutto questo. Quindi tante, tante emozioni in questi testi, ma anche nella musica che poi li racconta. Io ti faccio i miei più cari complimenti per la tua carriera, insomma ti facciamo i migliori auguri e ti invitiamo a tornare più spesso allora. Molto volentieri, tra l'altro ringrazio questo spazio, ti ringrazio e perché no, magari saranno più occasioni. Grazie davvero. Bella iniziativa Valentina, complimenti per aver intercettato proprio questo nuovo progetto, lo possiamo chiamare così? Guarda, assolutamente sì, abbiamo conosciuto un artista a tutto tondo, no? Perché poi quando si ha davanti un vero artista si riconosce subito, devo dire, una persona preparatissima, piacevole, e quello che mi ha colpito tanto è il fatto che nonostante lui viva da tanto tempo fuori e abbia una carriera di successo, quindi questo jazz l'ha portato lontano da casa, non si è mai distaccato realmente, quindi dal suo territorio. Sì, certo. Si sente che le sue opere sono proprio un inno d'amore a questo territorio, quindi è stato un incontro piacevolissimo. Poi sarà che quando si fanno in casa queste cose, quando si torna sono in casa belle. Ma sì, poi si vedeva lui libero, tranquillo, ha raccontato anche aneddoti personali oltre ai suoi incontri artistici, professionali, quindi si è sentito a casa proprio anche lui, è stato molto molto piacevole, davvero un bell'incontro. E poi ti vedo contenta, quindi vuol dire che la squadra di pomeriggio di Rete 8 ti sta piacendo. Assolutamente sì, guarda, mi avete accolto in questa famiglia meravigliosa, inizio a sentirmi a casa. Quindi. Ecco, e questo è importante, questo è davvero importante. Sì, sì. Grazie a Valentina Sacco per questo approfondimento e noi come sempre lanciamo uno dei messaggi più importanti, lo spot della ASL che invita tante donne a sottoporsi allo screening per prevenire il tumore alla mammella. Prego regia. Si chiama screening e salva la vita. Riceverai nei prossimi giorni una lettera o una telefonata che ti inviteranno a partecipare alla campagna di screening per il tumore della mammella. Si tratta di fare una mammografia gratuita, senza tempi di attesa e senza impegnativa del medico. Oggi il tumore della mammella è una malattia molto frequente, dalla quale però si può guarire se viene fatta diagnosi precoce. La diagnosi precoce si fa con la mammografia, per cui tutte le donne da 50 a 69 anni possono e devono partecipare a questa campagna, perché lo screening salva la vita. Si chiama screening e salva la vita. Quando vuoi trovare l'idea giusta per risolvere le cose e sai che il mare ti aiuterà. Quando il sabato sei in giro con gli amici e puoi scegliere fra mille paesaggi, festeggiando come se fosse sempre il tuo compleanno. Quando torni a casa da scuola e i tuoi nonni ti fanno trovare un piatto pronto per ricordarti che sì, loro per te ci saranno sempre.
quando sai che tra un po' comincia a nevicare e tutto si tingerà di bianco. Quando guardi il cielo e ti accorgi che le montagne quasi lo toccano e ti viene da sorridere perché ti senti tanto piccola, ma abbastanza forte per risolvere tutti i problemi. Quando vuoi cambiare davvero le cose. Quando vuoi essere forte, rimanendo sempre gentile. Quando sai che sì, puoi fare veramente tutto. Quando vuoi viaggiare e ti bastano pochi chilometri per sorprenderti. Quando un vento leggero ti accarezza il viso, consigliandoti la strada giusta da seguire. Quando arriva il Natale e sai che in ogni casa ci sarà sempre un posto per te. Quando sei qui, ti sembra di scoprire un mondo, di scoprire te. Disco Verteramo. Quando scopri un territorio, scopri sempre un po' di te. Eccoci tornati in studio, in diretta dalla Domus di Teramo dopo lo spot della ASL. Abbiamo sicuramente brindato durante i festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno e noi ci siamo fatti una bella chiacchierata con il presidente del consorzio Colline Teramane, il dottor Cerulli, proprio durante le festività di Natale, non solo ovviamente per salutare l'anno vecchio e accogliere quello nuovo, ma anche un po' per conoscere le iniziative del consorzio. E allora andiamo a vederci questo approfondimento e poi torniamo in studio. Bentornati amiche ed amici di pomeriggio ad un nuovo appuntamento, un'intervista faccia a faccia, occhi negli occhi, qui all'interno del chiostro degli zoccolanti di Montori al Vumano, una location particolare ma che si addice tantissimo alla chiacchierata che sto per farmi con il presidente del consorzio di tutela Vini Colline Teramane, Enrico Cerullirelli. Buon pomeriggio e benvenuto in questo meraviglioso chiostro, presidente. Buon pomeriggio a voi e grazie di averci chiamato. Riconfermatissimo presidente, nei primi di dicembre alzata di mano, credo, no? Palese, immagino, questa straordinaria conferma per ulteriori 4 anni. Sì, con molto piacere e senso di responsabilità ho accettato e così possiamo continuare i progetti che abbiamo già avviato in questi ultimi anni. Il Consorzio Colline Teramane è una bella comunità di produttori che si conoscono e lavorano insieme da 20 anni e quindi tutti i risultati sono sempre ottenuti da un lavoro di squadra e poi c'è qualcuno che deve di volta in volta impegnare un po' più di energie, un po' più di tempo e metterci la faccia. Adesso sono io e lo faccio con entusiasmo. Lo accennava prima, doppia soddisfazione direi, la prima perché c'è una riconferma e ciò sottintende che il lavoro svolto negli anni passati è stato un lavoro ottimale, quello svolto dal consorzio. Il secondo dato secondo me positivo è che durante il ventennale nel 2023 sarà lei a stappare una bottiglia di quelle pregiate.
E questo è una delle ragioni che mi rende ancora più felice in questa riconferma, proprio perché quello del prossimo anno è un appuntamento importantissimo per ciascuno di noi come produttori e per il territorio intero. E ricordiamo che quella di Colline Teramane è stata la prima denominazione di origine controllata e garantita, quindi la prima DOCG in Abruzzo, ed è il territorio che ha avviato un percorso di evoluzione un po' nella organizzazione dei vini abruzzesi, perché diciamo qui prima che in altri territori si è affermato il principio che il vino è espressione del territorio dove viene prodotto e che l'Abruzzo è una piccola regione piena di perle nascoste, è una pietra preziosa sfaccettata, e questa grande articolazione nei territori e quindi nelle tipicità e nelle tradizioni è il grande valore aggiunto della nostra regione, e nei vini questa articolazione si definisce, si esplora con i riconoscimenti di varie denominazioni. E fa parte anche, credo, della nostra cultura a tutto tondo, no? Questo straordinario Montepulciano. Ecco, la prima curiosità da consumatore di Montepulciano, glielo dico espressamente, è stato difficile consorziarvi oppure è stata una necessità, visto il periodo anche, immagino, del mercato, oltre che della produzione? Ma allora, la storia di Colline Teramane comincia a metà degli anni 90, quando un gruppo di produttori ottennero il riconoscimento della zona teramana come sottozona del Montepulciano DOC. Quindi da metà degli anni 90 fu consentito ai produttori di vino della provincia di Teramo di specificare sulla propria etichetta di Montepulciano DOC la provenienza, Colline Teramane. Questo si è potuto fare per diversi anni, finché ai primi del 2000, precisamente nel 2003, gli stessi produttori, dopo una insomma, appassionata battaglia, ottennero il riconoscimento di questa zona come zona di produzione di un vino diverso dal Montepulciano DOC, che si chiama Colline Teramane ed è una DOCG. Questo percorso, appunto avviatosi a metà degli anni 90, in realtà ha la sua origine nella storia di questa porzione d'Abruzzo, che ha una sua storia appunto peculiare e ha una sua identità forte. Questa identità, che appunto è il risultato di un percorso antico, questa identità ha consentito che i produttori in qualche modo si sentissero associati, al di là delle differenze, dei campanili, delle tradizioni diverse tra comuni o vallate, però c'è un senso identitario forte che accomuna tutti i produttori teramani. E questo quindi ha dato una mano anche al mercato. E quindi per rispondere alla domanda, no, non è stato complicato, non è stato difficile tradurre questo movimento in un consorzio, cioè trovare le ragioni per unirsi al fine di ottenere insieme gli obiettivi comuni, raggiungere insieme gli scopi principali di ciascuno di noi. Quindi assolutamente no, non è stato complicato, e non è stato complicato portare avanti questo progetto, che anzi in 20 anni di storia ha costruito una realtà bella. Qualcuno si è pentito di essere rimasto fuori all'epoca e poi pian pianino ha cercato di rientrare, non dalla porta ma guardi, di solito si dice dalla finestra, no? E poi ha capito l'errore ed è tornato sui suoi passi. Ma in realtà il consorzio rappresenta oltre il 95% della produzione di Colline Teramane, quindi io direi che dentro il consorzio ci sono praticamente tutte le cantine, grandi, piccole, medie,
di questo nostro territorio. Quindi ci sono aziende che sono uscite, altre che sono rientrate, ma questo risponde alle esigenze, alle scelte strategiche delle singole aziende, ma direi che questo consorzio veramente rappresenta tutto un territorio e il territorio si identifica in questo consorzio. È stato riconfermato all'unanimità, ma c'è un errore che il presidente Cerulli se l'ha commesso ovviamente, non rifarebbe? Beh, questa denominazione ha bisogno di tante energie e di non perdere tempo. Se avessi potuto dedicare ancora più energie e più tempo di quelle che ho dedicato insieme agli altri, e quindi togliendole alla mia azienda, alla mia famiglia, eccetera, forse avrei potuto fare di più, avremmo potuto fare di più. Ma direi che ci siamo tutti veramente impegnati molto per questo progetto comune. Attualmente qual è il margine di crescita di Colline Teramane? Non solo ovviamente sui numeri riguardanti le vendite, ma anche e soprattutto sulla qualità del vino, del prodotto. Allora, sulla qualità del vino mi pare di poter dire senza tema di smentita che abbiamo fatto grandissimi passi avanti e che oggi il vino rosso che si chiama Colline Teramane e che viene fatto in questa zona sia riconosciuto a livello diciamo, generale come un vino mediamente di alta qualità. La critica lo conferma, i risultati di mercato lo confermano. E quindi su questo direi che stiamo facendo molto bene, si può fare sempre meglio, ma su questo il margine di crescita vero è sui numeri, ma non tanto sui numeri sulle vendite, perché il vino che viene prodotto viene quasi tutto venduto, non ci sono rimanenze di Colline Teramane. Il problema è che ne viene prodotto ancora poco, ecco. E questo è per successo succede per diverse ragioni. Perché è limitata la produzione proprio, Presidente, come territorio, insomma, oppure perché ovviamente il lavoro da fare sottintende anche un investimento sui macchinari o sulle stesse persone, insomma, sulla manodopera in generale? Produrre Colline Teramane costa di più, costa sempre di più fare vini di qualità. In particolare produrre Colline Teramane costa di più perché sono richieste rese di uva per ettaro molto più basse rispetto al Montepulciano DOC. Ricordiamo che per fare un Montepulciano d'Abruzzo DOC si possono produrre 150 quintali per ettaro, per fare Colline Teramane non più di 95. Ah, ecco. Quindi questo vuol dire un investimento economico prima di tutto. È richiesto un affinamento piuttosto lungo per fare la riserva di almeno 3 anni, di cui almeno 12 mesi in botti di legno, 2 mesi di affinamento in bottiglia. Insomma, fare questo vino richiede investimenti e quindi di conseguenza il vino sul mercato arriva a prezzi mediamente molto più alti del Montepulciano DOC. E questo è uno degli ostacoli che abbiamo trovato più forti nella penetrazione dei mercati mondiali, diciamo. Perché il nostro vino viene comunque associato al Montepulciano DOC che mediamente ha dei prezzi molto più bassi. Poi in tutto l'Abruzzo ci sono vini. Ovviamente c'è una lavorazione diversa. Sì, non possiamo generalizzare perché vini di grandissima qualità e di grande notorietà si fanno in tutto l'Abruzzo, anche fuori delle Colline Teramane. Certo. Vini anche molto costosi, vini apprezzati in tutto il mondo che vincono premi e portano lustro a tutta la regione. Però parlando in generale, il Montepulciano d'Abruzzo DOC come prodotto è tra quelli che sui mercati hanno un prezzo più basso di tutti e quindi dal consumatore medio mondiale viene percepito come un prodotto di buona qualità a un prezzo basso. Il Colline Teramane
ancora oggi purtroppo viene confuso col Montepulciano, ecco, d'Abruzzo, quindi. E quindi spesso c'è una difficoltà a recepire questo prodotto come un prodotto diverso e quindi di valore e di prezzo diverso. Il nostro impegno è quello di far conoscere meglio questo prodotto. Quindi ecco, se c'è un margine di crescita è proprio quello che riguarda i volumi. Oggi il Colline Teramane, di Colline Teramane si producono circa 600.000 bottiglie in tutta la provincia, che immaginate che in un mercato mondiale è niente, insomma. Sì. Quindi lì ci sono grossi margini di crescita. E poi un altro margine di crescita che è naturalmente collegato è quello sulla percezione del Colline Teramane come vino di qualità. Ma noi siamo qui provenienza. Anche per questo, per spiegare la differenza ovviamente, certo. E come si genera e come si crea questo straordinario prodotto. Presidente, l'ultima curiosità, prima le ho detto se c'è un errore che non rifarebbe, e invece un risultato che rivendica, perché la scelta è stata sua, netta, decisa, per percorrere una direzione che poi ha portato a centrare l'obiettivo. Allora, anche se poi è un gioco di squadra, ovviamente. Il risultato più importante che abbiamo raggiunto in questi 20 anni, a mio giudizio, è quello di aver creato nella percezione comune un territorio. Colline Teramane è un nome composto da due parole che hanno inventato i produttori di vino. Non esisteva prima che fosse riconosciuta la sottozona e poi la denominazione, come raccontavo prima, non esisteva questo nome. Non è come il Brunello di Montalcino o come Barolo, che sono certo. Due comuni che sono esistiti per secoli prima del vino. Oggi viene conosciuto prima il vino magari e poi il comune, però quel nome era sulla carta geografica già molto prima che nascesse il vino. Nel nostro caso Colline Teramane è un nome che hanno inventato i produttori. Oggi quel nome è associato ad un'area geografica. Abbiamo creato nella percezione comune, che sponsorizza diffusa, anche il territorio, lo possiamo sì, dire. Oggi questo territorio si identifica col nome Colline Teramane, che non esisteva prima. Quindi oggi ci sono tour operator che vendono giri nelle colline viaggi nelle Colline Teramane, ci sono produttori di miele, di olio o di pasta che dicono che i loro prodotti sono delle Colline Teramane, identificando, riconoscendo in Colline Teramane un'area geografica che è l'area dove viene prodotto il vino, ma è nato con il vino. Ecco là, se c'è un risultato che noi possiamo assolutamente rivendicare, noi tutti insieme, che possiamo rivendicare, è proprio questo, di aver dato forma ad un'idea che è stata in origine un'idea di pochi produttori che hanno immaginato una cosa che non esisteva e nel giro di 20 anni l'hanno identificata realizzata. All'interno di quel territorio. E questo è un grandissimo risultato proprio per quello che diceva lei, perché il vino oggi, per fortuna, ce l'hanno insegnato i cugini d'Oltralpe, il vino oggi sempre di più si identifica con un territorio. Questa identificazione lo rende unico e quindi è importante che venga conosciuto e riconosciuto il territorio insieme al vino o ancora prima del vino. Quindi è un buon punto di partenza. E poi un'altra cosa che abbiamo avviato negli ultimi 4 anni è stata l'organizzazione di un momento importantissimo per chi fa vino, cioè la presentazione dei vini in anteprima. Mm. E quest'anno, nel 2023, ci sarà la terza edizione di Colline Teramane, un anno purtroppo abbiamo dovuto saltare per il Covid e aspettiamo diverse decine di ospiti stranieri della critica che verranno, se stranieri voglio dire nazionali, sì. Che anche di
fuori in azione che verranno quindi nel nostro territorio a conoscere i nostri vini. Ci sarà un'occasione dedicata al pubblico, agli operatori, insomma sarà una settimana di festa i primi di marzo, tutta dedicata a Colline Teramane, alla scoperta di questa denominazione insieme ai produttori, e questo è stato una cosa molto importante, perché in Abruzzo non ci sono altre occasioni del genere dedicate al vino. Non sono organizzate altre anteprime, la nostra è stata la prima, e oggi siamo alla terza edizione e abbiamo riscontrato negli anni un sempre crescente interesse da parte della critica e del pubblico, e questo anche contribuisce a quel percorso di racconto, quel percorso di affermazione di un'idea che abbiamo avviato ormai quasi 30 anni fa. Quindi possiamo racchiudere il tutto con il binomio tradizione e innovazione, perché c'è anche ovviamente il mestiere, no? Tramandato dai padri, dai nonni, ma ovviamente con un occhio di riguardo al futuro, perché il mercato cambia anche per un prodotto naturale come il vino, Presidente. Le volevo chiedere, nel consorzio quante cantine ci sono attualmente? Attualmente sono più di 40 cantine associate, e tutte con storie diverse, dimensioni diverse, ma tutte quante accomunate dall'obiettivo di promuovere i vini di questo territorio, in particolare Colline Teramane, ma non solo, in questo territorio si fanno anche grandissimi bianchi, grandissimi rosati, quindi insomma è un territorio con grandissime potenzialità. Che può dare ancora tanto. Sì, lo dimostra il fatto che ci sono imprenditori che sono venuti da fuori, anche da fuori regione, a investire qui. Ci sono cantine che sono state avviate da giovani provenienti da altre regioni o da aziende che hanno voluto diversificare la loro attività investendo in Colline Teramane. Sempre di più credo che questo avverrà, e più cantine di qualità con diciamo, obiettivi sani ci saranno in questo territorio, meglio sarà per tutti. Presidente, siamo per chiudere, però io l'ultima considerazione gliela devo fare. Questa battuta durante il cinepatentone di Christian De Sica, come è stata presa da Colline Teramane o dal Presidente in generale? Ma è stata presa con un po' di amarezza, un po' di così... Si poteva evitare? Ma guardi, il fatto è che la parola Abruzzo in quella battuta, noi così un po' annoiati e amareggiati ce la siamo sentita più volte quella battuta, in quella battuta la parola Abruzzo non c'entrava proprio niente, cioè nell'economia della battuta la parola Abruzzo è del tutto superflua, e quindi io penso che non ci sia stata malafede in questa battuta, ma solo una disattenzione e anche forse un cattivo gusto nello scegliere le parole per far funzionare una battuta che forse avrebbe funzionato lo stesso. E è stata l'occasione per... Possiamo sfruttare con un percorso inverso per sponsorizzare anche ancora di più i nostri prodotti, casomai. Sì, l'Abruzzo, il Montepulciano d'Abruzzo è uno dei vini più noti e conosciuti, non sarebbe stata necessaria questa pubblicità, è stata però un'occasione per ribadire giustamente, credo anche con garbo, perché al di là dei commenti che sono stati fatti, non mi pare che le proteste, insomma le note che sono venute dall'Abruzzo da diverse voci posso tranquillamente dire che noi abruzzesi abbiamo risposto con eleganza a una sorta di provocazione che poteva essere evitata, forse. Sì, è stata una risposta molto garbata in tutte le sedi e infatti poi è stata recepita, mi pare che ci sia stata anche una risposta, sì. E io spero che il film vada bene, e invitiamo naturalmente tutti a venire in Abruzzo a verificare che quella battuta effettivamente non abbia
non abbia nessuna ragione. Non abbia recato danno al prodotto, ovviamente, no, all'immagine sua, della nostra straordinaria nazione, regione, perdonatemi, che come ci ha ricordato il presidente del consorzio di tutela vini con l'Interamana Enrico Cerulli-Relli, merita tutto il bene del mondo perché il vino è buono e quindi noi spingiamo ovviamente per conoscere ancora di più i prodotti del territorio e credo che questa sia stata una chiacchierata importante soprattutto per capire la differenza, no? Non solo della lavorazione ma tutto quello che poi viene fuori da questo processo innovativo, l'abbiamo accennato più volte. Allora io lo ringrazio il presidente Cerulli-Relli per questa bella chiacchierata, ovviamente a lui e alla sua famiglia ma soprattutto al consorzio auguro in bocca al lupo per il 2023, gli auguri di Buon Natale perché siamo a circa due giorni dalla festività più importante dell'anno. Grazie Presidente, grazie davvero per questa bella intervista. Voi amici ed amiche di pomeriggio rimanete collegati con noi su Rete 8 perché avremo tante altre belle cose da farvi vedere. Valentina, territorio ricco, territorio pieno di aspettative, direi, e soprattutto un vino meraviglioso che dobbiamo non solo assaggiare e comprare, ma anche e soprattutto tutelare. Sì, ma quanto è importante tutelare i prodotti del territorio, anche perché siamo fortunatissimi, sì. Viviamo in una terra che ci dà veramente tanto, quindi sarebbe un peccato andare a cercare altrove quello che di bello riusciamo a trovare sotto casa, praticamente a due passi da casa, no? Sì, assolutamente sì. E ringraziamo ovviamente ancora il presidente Cerulli per questa breve ma intensissima chiacchierata che ci ha permesso appunto di conoscere non solo la realtà di Colline Teramane ma anche evidenziare ancora di più la bontà e la tipicità dei nostri prodotti. Si chiude qui la puntata di mercoledì 4 gennaio 2023, abituiamoci a questo nuovo numero, no? Per continuare le nostre puntate di pomeriggio e vi diamo appuntamento a domani quando in studio insieme a me ci sarà Barbara Passerini. Grazie Valentina. Grazie a te Lorenzo, a domani. E ci vediamo ovviamente alla solita ora 17:30 sempre sul canale 10 del Digitale Terrestre dove c'è Rete 8. Buona serata.